Bene, allora, leggo dal Corriere della Sera, naturalmente l'edizione cartacea di oggi, lunedì 22 marzo, ed esattamente leggo le ultime righe dell'articolo a firma Carlo Macri che mi è stato dedicato con il titolo Morra, blitz con scorta al centro vaccinale. Siete degli incapaci. Naturalmente queste ultime parole fra virgolette. Ecco qua che cosa si legge alla fine. La discussione è durato circa un'ora, la discussione è durato circa un'ora. Poi il senatore, che ieri non è stato reperibile per fornire la propria versione, ha sbattuto la porta ed è andato via, lasciando steso su un divano con dolori al petto il direttore. Per lui è stato necessario l'intervento di un cardiologo. Noi lavoriamo da un anno senza sosta, dalle 8 alle 20, e ci dobbiamo sentire offesi anche da chi dovrebbe tutelarci, ha concluso Marino, pronto a querelare il presidente dell'antimafia. Allora approfitto perché io sono buono e caro, magari sono lento, ma ancora la memoria la conservo e quindi vorrei un pochino aggiungere alcune considerazioni. Punto primo, io questa mattina ho sentito il giornalista Carlo Macri che ha scritto, naturalmente tenendo conto delle dichiarazioni del direttore dell'USCA di Cosenza, il dottor Mario Marino, ma senza aver sentito il sottoscritto. Carlo Macri mi ha detto di aver chiamato il sottoscritto su un vecchio numero che io non uso più da circa 2 anni perché per motivi di sicurezza ho dovuto cambiare numero di cellulare, ma va bene così e quindi tu chiami, non ti risponde nessuno e comunque reputi di poter scrivere come se avessi ascoltato la controparte. Non va bene, però posso sbagliare pure io. Poi adesso vi rileggo queste ultime righe perché ho da riferirvi esattamente che cosa è capitato e che cosa mi ha visto protagonista avendo accanto i due poliziotti che mi fanno da scorta, si chiamano in gergo tutele e che quindi potranno testimoniare se il sottoscritto stia dicendo il vero oppure il falso per la miseria. Allora, qua si legge che il senatore, che ieri non è stato reperibile per fornire la propria versione, ha sbattuto la porta ed è andato via. Il senatore stava andando via e si è sentito chiamare dal dottor Marino. Il senator Morra, cioè il sottoscritto, si è fermato in prossimità della porta che appunto sanciva la divisione fra il reparto presso cui lavorava il dottor Marino e i corridoi che portavano all'uscita dell'USCA e del COT a Serraspiga. Si è fermato il senatore ed ha atteso il dottor Marino che con fare amicale mi ha chiesto se potevo essere in qualche modo contattato per dargli una mano qualora avesse avuto necessità del mio aiuto per provvedere a cambiare qualcosa che non funzionava, per denunciare qualche stortura, qualche disfunzione che impediva al COT, all'USCA, scusatemi se uso queste sigle, che impediva alla macchina messa su dal dottor Marino di funzionare per come la stessa macchina avrebbe dovuto funzionare. Il sottoscritto, a fronte di questa richiesta, e ve lo giuro con il cuore in mano e su mio fratello che non c'è più. E poi vi spiego anche per quale motivo ricordo nitidamente tutto ciò. Il sottoscritto ha risposto al dottor Marino: guardi, che lì dove c'è una lesione di diritto, il sottoscritto, maledizione, ha istituzionalmente l'obbligo di esserli accanto a lei, perché io rappresento lo Stato che deve tutelare
tutti e in particolar modo i più deboli, i più fragili. Per cui mi sono messo a disposizione del dottor Marino e questo lo ricordo benissimo perché mentalmente ho scelto il sostantivo per indicare ciò che era mio dovere fare in occasione di una violazione di norma e ho scelto il sostantivo lesione. Lì dove si dovesse verificare una lesione del diritto alla salute del cittadino calabrese, cosentino in particolar modo, è ovvio che Nicola Morra ci debba stare, perché Nicola Morra è stato mandato a Roma per fare queste battaglie e non per altro. Detto questo, il dottor Marino mi ha salutato cordialmente e ci siamo salutati e adesso vi mostro il gesto con cui ci siamo salutati, non offrendo il gomito come adesso si fa, ma offrendo il pugno per cui ci siamo salutati, pugno e pugno, così ad indicare che si era realizzata in qualche modo a conclusione del nostro incontro un'intesa. Chiamatemi quando ci sono problemi e io sarò a vostro fianco perché i problemi vanno risolti. Esattamente. Con lo stesso spirito con cui ho preso il mio smartphone e ho telefonato, facendoci parlare lo stesso dottor Marino, al sottosegretario Sileri, al commissario ad acta Guido e al commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, la Regina, perché dal mio smartphone queste tre persone hanno potuto relazionarsi con il dottor Marino per ragionare, per capire, per affrontare le questioni, perché ci sono questioni che tuttora mi vengono segnalate da parte di tanti cittadini che hanno tuttora difficoltà a prenotare per i loro anziani quando non sono loro stessi ottuagenari o oltre. Poi io leggo che il dottor Marino è stato da me lasciato steso su un divano con dolori al petto. Ma se l'ho lasciato in piedi di fronte alla porta, se mi ha salutato, ci siamo salutati dandoci il pugno così. E poi mi trovo scritto che si è dovuto rivolgere alle prestazioni di un cardiologo che ha dovuto evidentemente accertare il malessere che il sottoscritto gli avrebbe provocato. Io sono stanco perché con queste costruzioni che vengono poi veicolate da una stampa compiacente, si sta ulteriormente producendo danno a quella Calabria, e ce n'è per fortuna, che vorrebbe continuare a combattere per un'idea di diritti e di giustizia che anche alle nostre longitudini ha diritto di cittadinanza. Però evidentemente la mia vista produce reazioni allergiche a soggetti che poi debbono recarsi da cardiologi e io spero che non ci siano stati problemi gravi e che tutto si risolva con nitidezza e con chiarezza. Fra l'altro, aggiungo, accanto a me c'erano a 100, 120, 80 centimetri, non ve lo so dire, i due poliziotti da cui vengo perennemente accompagnato perché sono un soggetto sotto tutela e poi vedremo anche loro che cosa testimonieranno qualora si debba andare davanti a un giudice perché leggo che il dottor Marino sarebbe stato pronto a querelarmi. Adesso vedremo e ci sentiamo. E vi chiedo scusa se vi ho rubato ulteriore tempo, ma ci tenevo a dirvi tutto questo. Mario.